Ciao a tutti, sono Octeli, pure Febbre Italiana. In questo video siamo su un altro video di Fortnite e sono ancora in tuta da kickboxing, perché sono appena tornato. Scommetto che tutti voi giocate a Fortnite, o almeno lo seguite se siete su questo video. Ultimamente mi avete commentato moltissimi video e tra le domande più richieste c'è questa: consigli per vincere. Allora voglio darvi i miei consigli per riuscire a giocare nella maniera migliore a Fortnite, e per consigli si intendono una serie di comportamenti e pratiche da seguire ad ogni partita. Tratteremo tutti gli svariati argomenti, dal dove atterrare, a che armi prendere e al come comportarsi in generale durante una partita. In ordine, questi argomenti sono: atterraggio, equipaggiamento, materiali, mid game e late game. Il primo consiglio veloce e stupido, ma che fa una gran differenza, è di giocare con delle cuffie da gaming, se le avete. Sentite i passi, i rumori e le loro direzioni, nonché le casse nel mezzo della partita. E tutto ciò è essenziale. Inoltre, con l'ultimo aggiornamento dove è stato aggiunto il campfire, i passi dei nemici, e quindi anche i vostri, si sentono molto di più. Questo rende ancora più importante l'utilizzo delle cuffie. Quindi, se volete giocare bene, preferite delle cuffie da gaming alle vostre casse. Questo è un piccolo consiglio che fa la differenza, però. Io personalmente utilizzo delle Turtle Beach PX 22, cuffie che ormai ho da 2 anni, ma che svolgono ancora molto bene il loro lavoro. Vi ricordo inoltre che in Fortnite ci sono molti stili diversi e tattiche diverse. Io preferisco quelle meno aggressive, dove stiamo spesso coperti a riparo, dove andiamo di cespuglio in cespuglio e dove non corriamo in mezzo al nulla cercando i nemici. Quindi alcuni di voi potrebbero non apprezzare questi consigli, ma io questi ho. Se volete, seguiteli. E ora, senza perdere altro tempo, partiamo coi consigli per arrivare sempre in top 5 su Fortnite. L'atterraggio. L'atterraggio è sicuramente tra le cose più importanti di Fortnite. Questo determinerà gran parte del risultato della partita, perché spesso capita di atterrare in posti insieme a moltissima gente e la partita si riduce ad un chi trova l'arma per primo. Voi volete arrivare in top 5, quindi evitate queste cose. Una volta che capite la traiettoria del bus, escludete qualsiasi posto lungo quella linea o molto vicino a quella linea. Cercate di stare quanto più lontano possibile dal punto dove passa il bus. Questo per evitare i nemici e per permettervi di fare tanto bottino. Inoltre, vi sconsiglio altamente le città, che sono zone piene di bottino, ma altrettanto piene di giocatori. L'ultimo consiglio che vi do è di guardare uno degli scorsi video fatti, dove vi parlo appunto dei 5 posti migliori in cui atterrare per fare molto bottino e sopravvivere. Quando vedete che il bus passa vicino ad alcuni di quei 5 punti, voi buttatevi in uno degli altri ancora disponibile. Una volta atterrati, si arriva all'equipaggiamento. Appena arrivate a terra, prendete qualsiasi arma che trovate, anche solo una pistolina. Tutto quello che non usate lo lascerete a terra in seguito, quando vi equipaggerete meglio. Vi dico di prendere qualsiasi arma perché in questo modo, se un giocatore è a terra vicino a voi, potrete ucciderlo subito e o comunque avere la possibilità di difendervi se incontrate un giocatore che non vi aspettavate di trovare. Non fate gli schizzonosi la prossima volta. Per l'equipaggiamento in generale, la cosa migliore è avere un fucile d'assalto, un'arma a distanza ravvicinata, che può essere una pistolina, un fucile a pompa o una mitraglietta, in base a quello con cui vi trovate meglio. Io personalmente consiglio a tutti il fucile a pompa, quello che spara molti colpi a breve distanza l'uno dall'altro. È l'arma più versatile negli scontri ravvicinati. Tuttavia, se vi sentite davvero bravi con una pistola o una mitraglietta, fate pure, ognuno il suo. Se siete fortunati, anche il cecchino o un lancio esplosivi non farebbe male nel vostro equipaggiamento. Il primo, perché vi permette di colpire dalla distanza i nemici. Il secondo, perché più in là servirà a buttare giù i fortini nemici. Non preoccupatevi tuttavia se queste due armi non le trovate subito, perché più vi avvicinate alla top e più uccidendo un giocatore avete molta probabilità che esso abbia avuto quelle due armi. Gli ultimi due slot li lascerei per le eventuali granate, bende e medkit che trovate, almeno per l'inizio. Se avete massima vita e massimo scudo e dovete scegliere se tenere tante bende come 15 bende o uno scudo da 50, vi consiglio di tenere sempre in ogni caso lo scudo. E o se proprio dovete scegliere il medkit. Le bende sono le peggiori di tutti gli oggetti di cura nel gioco. Io personalmente tengo molto spesso le pozioncine che ti danno 25 di scudo l'una. Una volta che siamo del tutto equipaggiati, possiamo passare al prossimo punto, che sono i materiali. Bisogna subito equipaggiarsi anche di materiali. Questo è un punto che molti giocatori sottovalutano, ma è veramente fondamentale. Una delle cose principali che distinguono un bravo giocatore da uno meno bravo è l'uso delle costruzioni in battaglia. Più le usate e più migliorerete e sarete bravi.
Che cosa si intende? Vi mostro una clip del gameplay di Stormen, uno dei giocatori migliori al mondo di Fortnite, e per me è il migliore. Infatti, gran parte delle strategie, comunque quelle di assalto, le imparo da lui. Guardate cosa fa ad ogni battaglia. Costruisce, fa spendere munizioni al nemico, lo porta in situazione di svantaggio di munizioni e poi lo attacca. Quindi, dopo aver equipaggiato il vostro arsenale di armi, iniziate subito a distruggere alberi e molto altro. Un trucchetto che ho scoperto proprio grazie a voi iscritti, che veramente vi ringrazio perché non lo sapevo, è di colpire il cerchietto blu per distruggere più velocemente le cose e ottenere più materiali. Inoltre, se questo video arriva a 1500 mi piace, porterò un video che spiega come e dove ottenere i materiali molto più velocemente, quindi in che posso trovare tantissimo legno, in che posso trovare tantissimi mattoni e in che posso trovare tantissimo ferro. Importantissimo è dunque comunque raccogliere materiali nelle fasi iniziali del gioco, dove potete fare più rumore distruggendo le cose, perché tanto i nemici probabilmente saranno abituati a fare altrettanto. Invece, più avanti nel gioco, sarà sempre più pericoloso fare materiali, perché faremo tanti rumori indesiderati. Inoltre, dalla distanza si vede se un albero sparisce, e voi non volete assolutamente questo. Infatti un consiglio: più andate avanti nel gioco e sempre meno cercate di distruggere del tutto le cose. Per esempio, vi serve legna? Buttate giù un albero fino a che non rimane con 50 di vita e andate a quello dopo. Questo perché in questo modo non modificherete la mappa e i giocatori dalla distanza non vedranno sparire l'albero e non sapranno di voi se non vi hanno visti fino a quel punto. Fidatevi, è un piccolo consiglio, ma fa la differenza. Passiamo ora al mid game. Questa è la parte più importante e lunga del gioco. E capirete di esserci dentro perché i player rimasti in gioco sono ormai dal 50 in giù. Se avete seguito tutte le cose che ho detto fino ad ora, probabilmente ormai in mid game ci arrivate sempre. Ora, tutti i giocatori che troverete saranno sempre equipaggiati abbastanza bene, casi sfortunati a parte. Ci sono due tipi di approcci del mid game, basati essenzialmente su un singolo fattore: avete armi buone oppure no. Per armi buone intendo il loro livello. I livelli vanno dal bianco, al verde, all'azzurro, al viola e all'oro. Se avete un fucile d'assalto oro o viola o al minimo azzurro, potete essere molto più spavaldi. Tuttavia, se volete arrivare con certezza e sempre con più frequenza in top 5, vi consiglio sempre la massima prudenza e il nascondersi dietro gli oggetti e le protezioni quando possibile. Dovete sempre stare ai bordi della safe zone, stare abbastanza nascosti e una volta visto un nemico, seguirlo senza farsi scoprire e aprire il fuoco quando gli sia il più vicino possibile. In questo modo aumenterete anche la probabilità di ucciderlo. Ma perché stare ai bordi della safe zone? Perché tanti giocatori, soprattutto quelli bravi, vanno al centro della safe zone perché si aspettano di avere uguale distanza quando cambierà la safe zone da tutti i punti, perché se voi state a un angolo e la safe zone cambia e dovete andare da tutta l'altra parte e camminerete un sacco, però se voi andate in mezzo rischiate di incontrare altri giocatori. Quindi un mio consiglio: se siete in mezzo alla safe zone, quando spawnate, raccogliete tutte le vostre cose, vi siete equipaggiati e tutto il resto, camperate da qualche parte. Trovatevi una casa, trovatevi una scalinata, trovatevi un punto che vi piace, state nascosti. Se volete andare all'azione, fatelo, ma cercate di andare verso i bordi della safe zone, non state a girare troppo in mezzo, perché in mezzo ci vanno i giocatori veramente forti. Certo, potete sempre beccare gente più scarsa, gente che è lì a caso, gente che non sa benissimo come comportarsi e allora gira dove capita. Però, io ve lo dico, i giocatori migliori, basta che guardate stream degli youtubers migliori al mondo di Fortnite e fidatevi, loro vanno sempre in mezzo alla safe zone. Quindi è molto importante stare ad un basso profilo e non attirare l'attenzione facendo rumori o costruendo cose inutili. Non costruite mai il vostro fortino quando siete a mid game. Non ha senso spendere i materiali così, perché rischiate di rimanere fuori dalla safe zone e di dover buttare tutto il vostro fortino. Cercate di prendere ogni nemico dalle spalle e di resistere quanto più possibile nascondendovi. E se avete superato anche questa zona, siamo arrivati nel late game. Il late game è la fase finale di una partita. La safe zone è piccola, i giocatori sono meno di 15. Qui il vostro tipo di gioco assume sempre due stili diversi, sulla base della vostra vita e delle vostre risorse. La cosa migliore sarebbe essere aggressivi. Andate sulle alture dove potete controllare bene ogni zona circostante e costruire il vostro fortino in mattoni e, se lo avete, ferro. Usate il legno solo per le scale all'interno e tenete il materiale buono per le mura esterne. Qui dovete cercare di uccidere voi i nemici. Se siete bravi con le armi e avete mira, non dovreste avere problemi. Ma se invece le avete, la cosa migliore è continuare a essere tattici e di rimanere di cespuglio in cespuglio. Qui non dovete assolutamente farvi notare.
Gli altri giocatori non devono sapere dove siete, a meno che non state costruendo un fortino di ferro e mattoni, che quindi anche se lo sanno non verranno mai a buttarvelo giù, a meno che non hanno esplosivi, e in ogni caso comunque lì sono scelte vostre. Io di solito quando arrivo in late game vado sempre di cespuglio in cespuglio per non attirare mai l'attenzione, e il fortino lo costruisco quando ormai siamo in così pochi che i giocatori sanno per forza dove sono. Mantenete le distanze, nascondetevi tra i cespugli o dentro le casette, insomma giocate a nascondino. Un altro piccolo consiglio è di preferire sempre i cespugli e gli alberi piuttosto che le case. Questo perché i giocatori avranno molta più paura di entrare in una casa piuttosto che di sparare a ogni singolo cespuglio che vedono per controllare se i giocatori vi si nascondono dentro. Quindi salite su un albero o buttatevi dentro un cespuglio piuttosto che andare dentro il tetto di una casa. I bravi giocatori, quando il cerchio diventerà piccolo, sapranno che siete nella casa e se hanno gli esplosivi non ci penseranno due volte a farvi saltare in aria. Se entrate nel combattimento, come vi avevo detto prima, dovete costruire scale. Tuttavia, di questo parlerò in un altro video che farò in futuro, che spiega come combattere utilizzando le strutture al meglio. Ed ecco fatto, questi sono i miei consigli per arrivare nella top 5 in ogni partita. Per arrivare primi non basterà solo un po' di strategia, ma dovete anche saper mirare e combattere bene. E l'unica cosa che può salvarvi in questo, ragazzi miei, è l'allenamento. Giocate, morite, ricominciate e allenatevi. Solo così migliorerete del tutto su Fortnite. Anche oggi ringraziamo la pura FreeBertalianStrong qua, grazie per essere iscritti, siamo già in 24.600 e cresciamo sempre di più. Commentate con quello che ne pensate voi di questi consigli, se ne avete altri da aggiungere, che magari vi altre persone che commenteranno leggeranno e quindi ci sarà uno scambio di commenti positivi. E lasciate un mi piace per farmi capire se questo video vi è piaciuto. Inoltre, se volete che anche i vostri compagni di team e i vostri amici migliorino, condividete questo video in modo che anche loro potranno vederlo, anche perché se giocate in team e voi siete forti e i vostri tre amici scarsi, capite che ci rimettete anche voi. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao! Anche il prossimo level.